Siamo alla politica verso le regionali, a Venosa primo incontro unitario del centrodestra per discutere di programmi e strategie comuni in attesa dell'ufficialità sul nome del candidato governatore affidata ai vertici nazionali. Antonio Coronato. Prove tecniche di coalizione in attesa dell'ufficialità sul candidato presidente. Comincia da Venosa il percorso unitario del centrodestra nella campagna elettorale. Nella città di Orazio, per iniziativa dei referenti locali di Fratelli d'Italia, parlamentari e responsabili dei partiti sul territorio si sono confrontati sulle strategie per costruire un'alternativa vincente al governo uscente di centrosinistra e all'avanzata dei 5 Stelle. Il 24 marzo i lucani sceglieranno il nuovo governo regionale. In Basilicata è necessario cambiare. Mandare a casa quello che è stato il sistema degli ultimi 20 anni perché la Basilicata possa riscoprire le sue ricchezze e un suo futuro. È una prima occasione importante per il centrodestra per riunirsi, una regione dove il malgoverno della sinistra, ma anche un'affermazione forte dei 5 Stelle di fatto non ha affrancato dal sottosviluppo e dalla pesante crisi economica. Valorizzazione sostenibile delle risorse energetiche, turismo, agricoltura, progetti di nuove infrastrutture. Queste le prime convergenze sulle proposte programmatiche di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Saranno il collante di una campagna elettorale in cui, si è sottolineato, grande importanza avrà la composizione delle liste. Persone radicate sul territorio, conosciute e integrate nella realtà lucana. Questo l'identikit del perfetto candidato.